Questo è il braccio dell'iniezione. Mi è rimasto anche il sacco. Ieri verso mezzogiorno ho fatto la dose booster del vaccino Pfizer. Alberto, ma perché ci dici questo? Che cacchio ce ne frega a noi? Avete ragione, però è successo in questi giorni un evento. Il signor Domenico Biscardi è venuto a mancare. E chi era Domenico Biscardi? Era questa persona che aveva insomma, stava portando avanti degli studi, delle cose così, studi, sul vaccino. Praticamente era, non ho convinto, però insomma, pensava che nei vaccini ci fossero le nanomacchine. Era fermamente convinto, forse anche, non lo so, che ci fossero le nanomacchine dentro i vaccini, soprattutto dentro al vaccino Pfizer. E quindi ho detto, dato che ho fatto precisamente ieri la dose booster del Pfizer, cosa vi voglio portare in questo video? Vi voglio portare cioè io che apprezzo tutto l'intrattenimento, tutta l'informazione su internet, spulciare, capire da dove vengono le cose, lo adoro, adoro informarmi proprio su tutto. E mi sono imbattuto proprio in questo video del signor Biscardi. Questo qui è il programmino che vi dovete scaricare, si chiama Bluetooth Finder o Bluetooth Scanner. Con questa immagine qua, Discovery, su qualsiasi telefono lo installate troverete tutte le persone, i codici dei vaccinati. Diceva di installare l'applicazione Bluetooth Finder da Google Play, quindi su Android, e dopo avreste trovato tutti i codici dei vaccinati con una scansione. E quindi, e io appassionato di tecnologia, ho detto, mi posso far mancare una roba del genere? No, no, la devo scaricare anch'io e provare questa cosa. Ma non solo, aggiungeva anche un'altra cosa. Quelli che iniziano con 0, 1, 2, 3 sono i vaccinati con J&J. Quelli che iniziano con 4, 5, 6 sono vaccinati con Pfizer. Quello con 7 con Moderna. Praticamente lui ha monitorato centinaia di persone. Però si vede il signor Biscardi non è molto appassionato di tecnologia e quindi vabbè, insomma, diciamo ho fatto delle prove. Ah, ho fatto anche la prova del magnete che è molto buffa. Il braccio del vaccino è il destro, mi raccomando. Il luogo di iniezione è questo, quindi è qui il punto di iniezione. Vedi, ho dei meta de questo magnete, vedi, risponde a tutto tranne che all'oro nordico, come è ottone praticamente, non è magnetico. Lo attacco, che se casca questo fa un bel botto. Aiuto. Proviamo con questo, magari è più leggero. Nulla. Proviamo, questo è ancora più leggero. Persa? No, ok, l'ho ritrovato. Proviamo anche con l'oro nordio, che non è magnetico, ma qualcuno ci ha provato e gli è rimasto attaccato. Era qui il punto di iniezione, non. Ecco, vabbè, 10 centesimi persi. Non è andato proprio come speravo, è così. Ma passiamo all'argomento fondamentale, quello grosso, le nanomacchine nei vaccini. Perché c'era questo video dove facevano vedere dei capacitori, dei transistor, cose, ma non so se queste persone sanno come dovrebbe funzionare una nanomacchina, ma è come dire, ah, ho il computer e poi hai solo l'alimentatore. Uno dice no, non hai il computer, ti manca il processore, la scheda madre, la RAM, la scheda video e tutto il resto, quindi hai solamente l'alimentatore, ma senza tutto il resto non fai un computer, hai un'idea di computer. Ecco, è quello che hanno trovato in questo video che facevano vedere, queste immagini pazzesche che scioccheranno tutto il web. Nulla, non c'era nulla di che, o almeno a vedere così non Aveva detto scaricate l'applicazione che si chiama Bluetooth Discover o qualcosa del genere. Bluetooth Scanner, quindi la aprite, avvia e dovrebbe trovare dei dispositivi. Ne ha trovati ben due. Sì, ne ha trovati due. Il mio dovrebbe essere, stando alle regole strampalate di questa teoria, da 4 a 6. Infatti c'è un 5008, però aveva detto che doveva iniziare per 5. Vabbè, questo inizia per 5 tecnicamente. E poi c'è anche un 5F, che però potrebbe essere qualsiasi cosa. Secondo me è un po' una fetecchiata. E
Ed eccomi tornato. Bene, dopo aver fatto vari tentativi con l'applicazione del Bluetooth, mi ha trovato svariati roba in Bluetooth, ma vediamo il primo, il 50, quello che inizia per 50.08 bla bla bla, premo altro, vedi, sta studiando cos'è, mi dice, non so se lo vedete, numero modello iPhone, è un iPhone 11, no, XS Max, è il mio, è questo. Poi, ecco, 5F, cos'è 5F? Andiamolo a vedere. Altro, eccolo qua che sta studiando, ha già studiato, cos'è? Apple Watch, vediamo cos'è questo. Sum Up, ah, questo è per i pagamenti online, sì. Poi c'è una Smart Box, Box TV, quindi niente. È andata così. Signor Biscardi, non si preoccupi. Però non so se sciupo tutto, che è il sogno di Biscardi, però se uno pigia in quell'applicazione su altro, puoi vedere il dispositivo, perché praticamente quel numero che si vede è solamente un indirizzo. È come un indirizzo IP. Non sapete cos'è un indirizzo IP? Vabbè. Non importa, è un indirizzo. E quindi nulla, basta premere su altro e vedete che cosa viene fuori. E quindi niente, se volete divertirvi anche voi, scaricate quell'applicazione e fate questo test incredibile. È andata così, ragazzi, quindi. Nulla. È andata così, ragazzi. Un salutone da Alberto. Ciao, sparisco.